La Lidia Online presenta Tempi e modi verbali. Condizionale presente. Coniugazione. Verbi regolari e irregolari. Usi ed esempi. Brevi attività. Quanto mi piacerebbe viaggiare? Sicuramente andrei in Italia. Prima di tutto andrei a trovare Lidia a Bergamo. Visiterei Venezia. Farei delle escursioni in montagna. Navigherei in barca a vela. Finalmente berrei uno spritz e mangerei la vera pizza. Conoscerei tante nuove persone. Quanto vorrei viaggiare! Il condizionale è un modo verbale che si usa per descrivere situazioni realizzabili nel presente e che dipendono da determinate condizioni. Queste condizioni a volte sono esplicite, a volte no. Ad esempio, partirei subito per l'Italia se avessi i soldi. Avere i soldi è la condizione. Oppure, più semplicemente, partirei subito per l'Italia. Il condizionale è anche il modo della gentilezza. Potrei avere un caffè? Dei desideri. Vorrei visitare l'Italia. Delle opinioni. La macchina del caffè si è rotta. Dovremmo aggiustarla. Dei consigli. Dovresti trovare un tutor con cui parlare in italiano. Dell'incertezza. In questa situazione io non saprei proprio cosa fare. Dell'ironia. Hai raccontato a tutti il mio segreto. E tu saresti un amico? Il condizionale ha due tempi. Il tempo presente o semplice. Vorrei, andrei, farei. Ad esempio, quest'anno andrei in vacanza in Italia. E il tempo passato o composto. Avrei voluto, sarei andato, avrei fatto. Ad esempio, l'anno scorso sarei andato in vacanza in Italia. In questo video vedremo il condizionale presente, come si forma e come si usa. Verbi regolari. Per coniugare un verbo regolare bisogna 1. Trovare la radice del verbo eliminando le terminazioni are, ere, ire dell'infinito. 2. Identificare il soggetto. 3. Decidere il tempo e il modo verbale. 4. Aggiungere le desinenze del condizionale. Prima coniugazione. Seconda coniugazione, terza coniugazione. Metti in pausa il video e osserva. Le terminazioni della prima coniugazione, are, e della seconda coniugazione, ere, sono uguali. Invece,
nella terza coniugazione ire, la e diventa una i. Vediamo alcuni esempi. Ballare, scrivere, dormire. Ballare è un verbo della prima coniugazione perché finisce in are. Dobbiamo eliminare la terminazione are per trovare la radice del verbo ball. Alla radice del verbo aggiungiamo le desinenze della prima coniugazione del condizionale presente. Ballerei, balleresti, ballerebbe, balleremmo, ballereste, ballerebbero. I ragazzi sono così felici che ballerebbero tutta la notte. Attenzione alla pronuncia delle doppie. Ballerebbe, balleremmo, ballerebbero. Scrivere è un verbo della seconda coniugazione perché finisce in ere. Eliminiamo la terminazione ere per trovare la radice del verbo scrive. Aggiungiamo le desinenze della seconda coniugazione del condizionale presente. Scriverei, scriveresti, scriverebbe, scriveremmo, scrivereste, scriverebbero. Scriveresti su questo foglio il tuo numero di telefono? Dormire è un verbo della terza coniugazione perché finisce in ire. Eliminiamo la terminazione ire per trovare la radice del verbo dorm. Aggiungiamo le desinenze della terza coniugazione del condizionale presente. Dormirei, dormiresti, dormirebbe, dormiremmo, dormireste, dormirebbero. Oggi non ho voglia di fare niente. Dormirei tutto il giorno. Facciamo un po' di pratica. Comprare volentieri un'automobile nuova, ma non ho i soldi. Comprerei volentieri un'automobile nuova, ma non ho i soldi. Loro preferire trovare un'altra soluzione. Loro preferirebbero trovare un'altra soluzione. Vi piacere fare un viaggio in Italia? Vi piacerebbe fare un viaggio in Italia? Tu, quale vestito mi consigliare di mettere? Quale vestito mi consiglieresti di mettere? Che interessante! Riguardare questo video altre 10 volte! Che interessante! Riguarderei questo video altre 10 volte! Verbi ausiliari. Essere e avere. Sarei, saresti, sarebbe, saremmo, sareste, sarebbero. Avrei, avresti, avrebbe, avremmo,
avreste, avrebbero. Ricordati di pronunciare bene le doppie. Sarebbe, saremmo, sarebbero. Avrebbe, avremmo, avrebbero. Verbi irregolari. Per semplificare la memorizzazione, dividiamo i verbi irregolari in tre gruppi. Primo gruppo. La terminazione erei cambia in arei. Appartengono a questo gruppo i verbi dare, darei, daresti, darebbe, daremmo, dareste, darebbero. Fare, farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero. Stare, starei, staresti, starebbe, staremmo, stareste, starebbero. Secondo gruppo. Si elimina la E della terminazione erei. Appartengono a questo gruppo i verbi avere, avrei, avresti, avrebbe, avremmo, avreste, avrebbero. Andare, andrei, andresti, andrebbe, andremmo, andreste, andrebbero. Sapere, saprei, sapresti, saprebbe, sapremmo, sapreste, saprebbero. Dovere, dovrei, dovresti, dovrebbe, dovremmo, dovreste, dovrebbero. Potere, potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero. Vivere, vivrei, vivresti, vivrebbe, vivremmo, vivreste, vivrebbero. Vedere, vedrei, vedresti, vedrebbe, vedremmo, vedreste, vedrebbero. Cadere, cadrei, cadresti, cadrebbe, cadremmo, cadreste, cadrebbero. Terzo gruppo. Si raddoppia la R della terminazione rei. Appartengono a questo gruppo i verbi bere, berrei, berresti, berrebbe, berremmo, berreste, berrebbero. Volere, vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, vorrebbero. Venire, verrei, verresti, verrebbe, verremmo, verreste, verrebbero. Tenere, terrei, terresti, terrebbe, terremmo, terreste, terrebbero. Rimanere, rimarrei, rimarresti, rimarrebbe, rimarremmo, rimarreste, rimarrebbero. Appartengono a questo gruppo tutti i verbi che finiscono in re, ad esempio tradurre, tradurrei, tradurresti, tradurrebbe, tradurremmo,
tradurreste, tradurrebbero. Produrre, produrrei, produrresti, produrrebbe, produrremmo, produrreste, produrrebbero. Facciamo un po' di pratica. Io? Volere vivere su un'isola deserta. Vorrei vivere su un'isola deserta. Giulia, fare qualsiasi cosa per me. Giulia farebbe qualsiasi cosa per me. Scusa, tu poter aprire la finestra per favore? Scusa, potresti aprire la finestra per favore? Ho tanta sete, bere un litro d'acqua. Ho tanta sete, berrei un litro d'acqua. Vuoi venire con noi a visitare il Museo degli Insetti? Verreste con noi a visitare il Museo degli Insetti? Voi dovete studiare molto bene, soprattutto i verbi modali. Dovreste studiare molto bene, soprattutto i verbi modali. Stasera siamo stanchi e rimanere a casa sul divano. Stasera siamo stanchi e rimarremmo a casa sul divano. Alcune particolarità. Prima particolarità. I verbi che finiscono in care e gare aggiungono una H alla radice. Ricorda la pronuncia. Che, ghe. Ad esempio, il verbo giocare. Giocherei, giocheresti, giocherebbe, giocheremmo, giochereste, giocherebbero. Altri verbi sono cercare, sporcare, caricare, comunicare, praticare, oppure il verbo pagare. Pagherei, pagheresti, pagherebbe, pagheremmo, paghereste, pagherebbero. Altri verbi sono pregare, navigare, collegare, obbligare, piegare. Seconda particolarità. I verbi che finiscono in ciare e giare perdono la i della radice. Ad esempio, il verbo mangiare. Mangerei, mangeresti, mangerebbe, mangeremmo, mangereste, mangerebbero. Altri verbi sono cominciare, baciare, lasciare, parcheggiare, massaggiare. Attenzione! Spesso gli studenti confondono il condizionale con il futuro, perché entrambi mantengono le stesse desinenze per la prima e la seconda coniugazione, le stesse particolarità, gli stessi verbi irregolari. Ti invito a guardare il video sul futuro per ripassare la coniugazione e i verbi irregolari. Facciamo ancora un po' di pratica. È tardi. Io
cominciare a preparare la cena. È tardi. Io comincerei a preparare la cena. Quanto pagare per vedere un concerto rock? Quanto pagheresti per vedere un concerto rock? È così felice che abbracciare tutte le sue amiche. È così felice che abbraccerebbe tutte le sue amiche. Noi non obbligare mai nessuno a seguirci. Noi non obbligheremmo mai nessuno a seguirci. Vuoi parcheggiare l'auto dove c'è un divieto di sosta? Voi parcheggereste l'auto dove c'è un divieto di sosta? Secondo te gli uomini comunicare meglio se parlassero tutti la stessa lingua? Secondo te gli uomini comunicherebbero meglio se parlassero tutti la stessa lingua? Usi del condizionale. In generale, il condizionale serve per parlare di situazioni che dipendono da una condizione che spesso non viene espressa. Ad esempio, sono così felice che pagherei da bere a tutti, se potessi. Il nonno saprebbe cosa fare in questa situazione, se fosse qui. Dovrebbero aggiustare la macchina del caffè, se ci riuscissero. In particolare, il condizionale si usa in diverse circostanze. Vediamo alcuni esempi. Chiedere qualcosa in modo gentile. Mi passeresti il sale, per piacere? Potrei avere un chilo di pane? Ci darebbe un passaggio, per favore? Esprimere un desiderio realizzabile. Vorrei parlare italiano fluentemente. Mi piacerebbe fare il giro del mondo. Anna vorrebbe avere i capelli ricci. Esprimere un'opinione. Potremmo andare al cinema stasera. Secondo me staresti benissimo con i capelli corti. Sarebbe carino regalare dei fiori alla maestra. Dare un consiglio. Dovreste studiare di più per passare l'esame di italiano. Per fare un po' di pratica, potresti scrivere un commento alla fine del video. Per migliorare la tua alimentazione, dovresti mangiare più frutta e verdura. Esprimere incertezza. Non credo che sarebbe capace di fare una cosa simile. Che situazione difficile. Non saprei cosa consigliarti. Le chiavi dell'auto dovrebbero essere nella mia borsa. Nel linguaggio giornalistico, raccontare notizie non confermate. Il ladro sarebbe un uomo sui 50 anni. Il sospettato avrebbe un tatuaggio sul braccio sinistro. Nell'incidente ci sarebbero due feriti. Fare ironia.
Fammi capire, tuo marito è andato alle Canarie con la sua segretaria per un weekend di lavoro. E ora, secondo te, starebbero lavorando? E quello lì sarebbe il sosia di Elvis Presley? Ma proprio tu, che ti fai sempre offrire il caffè da tutti, saresti un importante uomo d'affari? Esprimere una possibilità nel periodo ipotetico del secondo tipo. Se fossi ricca, comprerei una bellissima baita in montagna. I ragazzi dormirebbero fino a mezzogiorno tutti i giorni, se potessero. Se tu comprassi una moto, verrei con te ovunque. Facciamo ancora un po' di pratica. Secondo le previsioni, oggi dovrebbe essere una bella giornata. Secondo le previsioni, oggi dovrebbe essere una bella giornata. Scusa, mi fare un favore? Scusa, mi faresti un favore? Scusi, mi potere aiutare per piacere? Scusi, mi potrebbe aiutare per piacere? Che regalo ti piacere ricevere per il tuo compleanno? Che regalo ti piacerebbe ricevere per il tuo compleanno? Ragazzi, dovete stare attenti a non farvi male quando giocate. Ragazzi, dovreste stare attenti a non farvi male quando giocate. Mio marito preferire prendere un taxi anziché un autobus. Mio marito preferirebbe prendere un taxi anziché un autobus. Scusi, mi sapere dire a che ora apre la farmacia? Scusi, mi saprebbe dire a che ora apre la farmacia? Essere divertente, organizzare una festa per la loro laurea. Sarebbe divertente organizzare una festa per la loro laurea. Per fortuna ci sei tu. Non so che cosa fare senza di te. Per fortuna ci sei tu. Non so che cosa farei senza di te. Se fossi in ferie, svegliarsi tardi tutti i giorni. Se fossi in ferie, mi sveglierei tardi tutti i giorni. Secondo alcune fonti, la navicella stare volando verso Saturno. Secondo alcune fonti, la navicella starebbe volando verso Saturno. Che interessante! Riguardare questo video altre 10 volte. Che interessante! Riguarderei questo video altre 10 volte. E tu? Se ti è piaciuto questo video, metti un like ed iscriviti al mio canale, La Lidia Online, per non perderti la prossima lezione. Ciao!